Come è nata questa passione? Mio padre partì per il servizio militare nel 39 e rientrava a casa il 45. Era figlio, così, la mamma l'ha persa da bambino, quindi lui non se l'è goduta questa mamma. Aveva sei sorelle e il papà non si era risposato più. Praticamente questo papà è andato in guerra, è andato prima in Francia. In Francia, diciamo che ci fu l'armistizio, poi sono rientrati in Italia e quindi sono partiti per la guerra che riguardava i Balcani, Montenegro, quindi la Grecia e l'Jugoslavia. Sono stati vari periodi. Io so, già mi hanno detto che non ho molto tempo, ho pochi minuti per dire queste cose qua, quindi non vi posso dire molto, però quello che voglio lasciare ai ragazzi soprattutto è questo. Voi vivete un momento sicuramente migliore di quello che hanno vissuto i nostri, però quello che è successo deve essere un monito perché tutti quanti voi ne possiate fare tesoro. Per non dimenticare le sofferenze di allora e per scegliere la giustizia, la tolleranza e la pace, buongiorno e benvenuti. Questa mattina gli allievi dell'Istituto Tecnico Agrario Mario Vetrone raccontano la Shoah attraverso le loro testimonianze elaborate con diverse forme espressive e comunicative. Nella cerimonia che si è svolta il 27 gennaio 2013 al Quirinale per il Giorno della Memoria, che si è celebrata in Italia e in tutto il mondo a 67 anni dal giorno in cui le truppe sovietiche arrivano ad Auschwitz, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, di fronte ad una platea folta di studenti, ha inquadrato il tema prospettiva europea, invitando a non dimenticare i valori dell'Unione Europea, il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze. L'Europa è questo, ha detto il capo dello Stato, e non bisogna dimenticarsene perché distratti dalla crisi finanziaria ed economica dobbiamo fare conti con queste assillanti realtà, ma non perdiamo di vista il senso e i valori della costruzione europea. Per il capo dello Stato le regioni del nostro stare insieme sono lì, in quel fondamento di pace e di civiltà su cui l'Europa ha trovato la sua unità ed è chiamata a far leva per il suo futuro. Napolitano si è commosso ricordando il suo viaggio ad Auschwitz 20 anni fa con Giovanni Spadolini, in rappresentanza del Parlamento italiano. Con la voce rotta, il Presidente ha sospeso il suo discorso per qualche istante per poi riprendere. La Shoah è stata una tragedia dell'Europa, ha aggiunto, ed occorre vigiliare contro ogni ricaduta del nazionalismo nella ricerca del nemico nel rifiuto del diverso. Voglio ringraziare da parte di tutti gli alunni dell'Istituto Tecnico Agrario Mario Vetrone i responsabili di questa manifestazione, i professori Ignazio De Lucia, Graziella Sorgente e Luigi Acqua, autori e registi dei percorsi di approfondimento realizzati sulla Shoah. Un ringraziamento inoltre a tutti i docenti dell'Istituto per la disponibilità prestata alla realizzazione dell'evento culturale che stamane vi proponiamo. Grazie ancora a tutto il personale scolastico dell'Istituto per la loro preziosa collaborazione. Ed infine un particolare ringraziamento alla nostra dirigente scolastica, dottoressa Grazia Pellicini, che è consapevole dell'importanza di formare i giovani ad una coscienza critica rispetto a intolleranza e razzismo, ci ha sostenuti per la realizzazione di questa manifestazione. Tecnico Agrario Mario Vetrone, composto da Di Santo Ester, Di Lorenzo Aurora, Guerrera Nicole, Raileano Adriana, Mazzarelli Gregori, Falluto Francesco, Foschini Gianfilippo, Leonardo Giuseppe, Petrucci Antonio, Calabrese Alessandra, Musso Anna Carmen, eseguirà il brano Gam Gam di El Football.
si vuole evidenziare che la canzone Gangan riprende il quarto versetto del testo ebraico del Salmo 23. Una lunga tradizione attribuisce la paternità del Salmo al re Davide, in quanto anche nella Bibbia si afferma che egli stesso da giovane è stato un pastore. Il testo viene tradizionalmente cantato dagli ebrei durante lo Shabbat e recita: anche se andassi nella valle oscura non temerai nessun male, perché tu sei sempre con me, perché tu sei il mio bastone, il mio supporto, con te io mi sento tranquillo. Per voi, il coro dell'Istituto Tecnico Agrario Mario Vetrone esegue il brano musicale Gam Gam di Eddie Botbol. Giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, sterminio del popolo ebraico.
regge razziale la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi di schieramento diversi, sono opposti al progetto di sterminio e dal rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Perché ricordare? Il giorno della memoria non è un omaggio alle vittime, ma una presa di coscienza collettiva del fatto che l'uomo è stato capace di questo. Non è la pietà per i morti ad animarlo, ma la consapevolezza di ciò che è accaduto e che non deve più accadere, ma che in un passato ancora molto vicino a noi, nella civile e illuminata Europa, milioni di persone hanno permesso che accadesse. Elena Lowenthal. La Costituzione italiana condanna ogni forma di razzismo e all'articolo 3, comma 1, recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Per cittadini si intendono anche gli stranieri residenti in Italia. L'articolo 42 del decreto legislativo numero 286 del 1998 prevede che tutti i comportamenti, anche non intenzionali, che facciano distinzioni basate sulla razza sono discriminatori. Nel nostro sistema giuridico il razzismo è reato. La legge numero 654 del 1975, in attuazione della Convenzione internazionale di New York, punisce chi diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o incita a commettere o commette atti di discriminazione. Brano La tragedia dei bambini, tratto dal libro Nel ghetto di Varsavia. Leggono Musso Annagame, Bettina Alberto, Calabrese Alessandra, Ogone Gianfranco. I bambini furono inevitabilmente, per forza delle cose, per la logica dei giochi dei campi pieni di sterminio nazisti, le prime vittime di attività di genocidio. Il ghetto, un'istituzione tragica per natura, ci appare oggi in prospettiva ancora più tragico per la sorte dei bambini che vi si trovavano. Il bimbo, essere delicato, sensibile e vulnerabile, fu sempre fra le prime vittime delle restrizioni umane e barbare imposte dalle amministrazioni tedesche delle varie città. Soffriva più degli altri e moriva prima di tutti, vittima della fame o delle epidemie di tifo, oppure consumato dalla tubercolosi. La mortalità, già per se stessa enorme nei ghetti, nella percentuale relativa ai bimbi, era ancora più terrificante. Lo sterminio dei bambini appare oggi come il fenomeno più tragico del nazismo. Fu uno sterminio di massa pianificato e realizzato con zelo e precisione, senza compromessi e senza pietà. Gli atti più terrificanti contro i bambini ebrei furono eseguiti col distacco di uno scienziato che tende ad eliminare biologicamente la specie. I tedeschi eseguirono l'infanticidio di massa con uno scopo preciso, intendevano colpire il popolo ebraico privandolo delle possibilità di rigenerazione biologica nel futuro più lontano. L'infanticidio di massa fu dunque una parte integrante ed essenziale della cosiddetta soluzione finale, intesa come lo sterminio fisico totale del popolo ebraico. La guerra dei tedeschi contro il bimbo ebreo cominciava quando esso si trovava ancora nel grembo materno. Infatti, nelle cosiddette selezioni ed azioni tedesche contro gli ebrei, le prime a essere assicurate alla morte furono le donne incinte. In molti ghetti vigeva un ordine specifico che proibiva alle donne di rimanere incinte. Tutti i bambini, senza eccezione alcuna d'origine, d'ambiente, di classe, erano destinati alla morte con ordine di precedenza nei confronti degli adulti. Il neonato, che miracolosamente riusciva a superare la fase della prima infanzia, aveva tutte le probabilità di perire nei ghetti durante le varie azioni, cioè i rastrellamenti delle SS nei ghetti, e durante le deportazioni in massa dai ghetti per i campi di morte. In queste occasioni, che in un certo senso significavano il coronamento del loro piano di sterminio, i tedeschi dimostravano una bestialità tale, una tale esagerazione del crimine e del delitto, che è quasi impossibile crederci. Ciò nonostante, tale perversa brutalità è vera, come è vera la luce del giorno, e come è vera e evidente la scomparsa di tutti i bimbi ebrei di Varsavia, Cracovia, Bialystok, Lodz, Lemberg, Wilno, Minak, Odessa e di tante altre centinaia di comunità ebraiche.
dalle testimonianze e dalle cronache di quei tempi risulta chiaramente che l'ombra di dubbio che i tedeschi durante l'astellamento e durante le deportazioni davano la caccia ai bambini ebrei con dei cani poco ammaestrati, buttavano i bimbi in aria mentre cadevano, li infilzavano sulle baionette, tagliavano le teste ai bimbi con asce, spaccavano i neonati in due, li buttavano sui roghi, nei pozzi e nei fiumi, accendevano dei fuochi sulle teste di bimbi seduti fino al collo, seppellivano bambini vivi. Verso i bimbi ebrei, i tedeschi erano bestiali fino all'inverosimile. Un tedesco, durante un rastrellamento, porta giù dei piani superiori di una casa sulle proprie braccia una bimba. Lei indica un passaggio dell'accerchiamento attraverso la sede.